Parliamo di un'altra arte che è la fotografia e abbiamo in linea Cataldo Albano, giusto? Buongiorno signor Cataldo, ci sei? Ciao, ci sono. Eccolo qui. Gianfranco che parla perché non vi vedo. Sì, Gianfranco sono io e Michele è comunque il co-conduttore con me che abbiamo questa trasmissione. Ciao a tutti e due e a ciao. Che ascoltano e che ascolteranno il podcast, grazie. Bene, partiamo subito dal presentare chi è Cataldo Albano. Ti lascio la linea, Cataldo, raccontaci brevemente di te. Sono un passionario della fotografia che ha fatto della sua passione, quindi i discorsi che erano nell'intervista precedente, una professione. Uh-huh. E ho aspettato un pochettino per farla diventare una professione, perché quando ho finito la mia attività di lavoro normale, andando in pensione, finalmente adesso faccio quello che mi piace, mi è sempre piaciuto fare uh-huh. fotografie. Ecco, è diventata una professione, quindi è una passione e una professione. Sei ho studiato un po' su di te, mi sento di dire che sei un fotoreporter innamorato delle città d'arte, dall'alto spessore culturale soprattutto. Infatti dopo aver fotografato scorci e importanze, eccellenze di Mantova e Taranto, questa è stata la volta di Verona. Ci presenti il tuo Immagini del Silenzio? Ecco, allora faccio una piccola introduzione appunto su quello che hai già accennato tu, quindi mettendo temporalmente queste tre esperienze che sono iniziate con Matera, la città della cultura che nel 2019 era a livello europeo la città scelta per l'Italia, e ho fatto con i miei attrezzi, che sono la macchina fotografica e il drone, ho raccontato con foto e video la città di Matera. Dopo, sempre nello stesso anno, e lì c'è stata una mostra che è iniziata a Matera, passata da Taranto e arrivata a Milano. Diciamo, durante la manifestazione a fine anno che fanno sui libri, perché il catalogo era diventato un best seller. Dopodiché, sempre nello stesso anno, dopo un anno di lavoro su Taranto, che è la mia città natale, ho fatto un reportage delle sue bellezze. Nel frattempo, quindi finito il 2019, tornavo a Verona, perché passo 4-5 mesi dove sono nato, e gli altri mesi li passo a Verona, dove ho la famiglia, dove ho la residenza, che è Verona. E dopo alcuni mesi dalla mia manifestazione a Taranto, c'è stato il discorso che a un certo punto c'è stato il carnevale. Ho fatto un reportage di carnevale a Verona e ci tenevo a farlo con la mia immaginazione, cioè di non far vedere il carnevale da terra, ma da un carro. Quindi ho fatto un reportage fatto da un carro. Dico questo perché ho fotografato la sfilata da questo carro, ho fatto queste bellissime fotografie, e due giorni dopo c'è stata la chiusura, non si poteva più andare in giro. Sapete, vi ricordate che il Martedì Grasso non si è potuto fare come si faceva una volta? Giusto. E quelle fotografie sono diventate un vintage, e ho dovuto cambiare il titolo, ho detto Verona inconsapevole. Da quel momento mi sono chiuso in casa e dato che ho un carattere che bisogna trattenerlo, come bisogna trattenere quando comincio a parlare, quindi dico già Gianfranco di bloccarmi. Sì, tra un po' ti blocco, sì. Ecco, allora, detto questo, è iniziato il lockdown e non ce la facevo a stare a casa. Fortunatamente, essendo fotoreporter, avevo il codice Ateco, avevo tutte le carte giuste, e allora sono uscito quando gli altri non potevano uscire. Chiudo qua e lascio a te la parola. No, ma è interessante sentire e comunque dare anche voce a quello che è stato un progetto importante, un lungo viaggio fotografico sviluppato qui a Verona tra marzo del 2020 e gennaio del 2021, giusto? In piena pandemia. E io adesso stavamo guardando con Michele un po' di immagini ed è un misto di
tristezza, di nostalgia, no? Vedere queste grandi città turistiche d'arte così abbandonate al silenzio e a un riposo che non ci siamo meritati, non avremmo voluto per colpa della pandemia, giusto Cataldo? Sì, sì, giustissimo. Il progetto è nato perché sono uscito una volta, dopodiché sono uscito almeno una trentina di volte. E pensavo di chiudere il progetto a giugno dell'anno scorso e quindi uscire con il libro allora, però poi abbiamo avuto a settembre la chiusura, allora ho deciso di fare anche la finale dell'anno. Diciamo che sono stato abbastanza fortunato, perché il tempo, come detto, della fotografia, hanno fatto delle mie fotografie e delle cartoline. Però ecco, voglio sottolineare questo, sono delle cartoline che con il silenzio hanno molta attinenza. Il silenzio si lascia fotografare, come spesso io dico, e questo silenzio diventeranno cartoline che non si potranno più fare, perché non siamo abituati a vedere Verona a quegli orari. E se voi vedete le didascalie, le didascalie non raccontano che cosa fotografare, dicono sì, Piazza Bra, Piazza Erbe, il logo, ma raccontano, ho messo gli dati EXIF della fotografia digitale, che sono la messa a fuoco, il tempo di posa, l'orario in minuto e secondo e il giorno in cui sono state scattate, e poi la macchina fotografica. Sì, è come dare un commento a quello che hai immortalato. Un commento molto, molto tecnico, indicativo, che quelle foto non si fanno più. Ma speriamo. A me piace. Però ecco, io voglio guardare sempre il bicchiere dalla parte piena. Sì, sì. Beh, certo. Mi piace il vino, quindi parlo di bicchiere di vino. Però, Cataldo, a me piace anche in un'intervista provocare un po'. E allora mi viene da chiederti perché, o meglio, cos'è che ti ha spinto a fotografare dei luoghi spenti, vuoti, desolati? Ma il discorso è che la spinta maggiore era che io dovevo fare qualcosa su Verona, dovevo perché ci vivo da tanti anni, le voglio un bene enorme, è la mia seconda città natale. Dico natale perché ha dato vita a mia moglie e ai miei figli, ma soprattutto perché mi sento cittadino di Verona e dovevo fare qualcosa per Verona. Il fatto è che dopo la prima uscita, dove vi posso dire, lo posso dire perché io mi commuovo facilmente da solo, e quando ero seduto sulla gogna in Piazza Erbe, sapete qual è? Quella con quell'affare che mettevano al collo di chi aveva fatto dei delinquenti di allora, sì. Seduto sulla parte centrale, non c'era nessuno, mi sono messo a piangere, ma era qualcosa che mi veniva dalle pietre, da tutta la storia che c'aveva questa città, che non poteva finire per questa cosa qua, insomma, non poteva. Ecco, e questo mi ha spinto a fotografarla ancora di più, perché ero sicuro che sarebbe tornata con la gente in giro, con i turisti che aspettiamo, eccetera. Io già ti strappo la promessa di Immagine del Rumore, perché dobbiamo poi riproporla questa Verona nuovamente piena di turismo, pieno di luce e piena di bellezze, come le intendi tu, cioè che anche una pietra, anche un monumento, commuove e dà una grande espressione di quello che è, ma quello che trasmette a noi. Per cui, per Cataldo Albano, la fotografia cos'è? Ma la fotografia, devo dire che che la mia espressione è qualcosa che può raccontare un momento. Io faccio reportage è un racconto quello che voglio dare, non faccio fotografia singola, quindi il posizionamento delle fotografie, il portfolio è quello che deve raccontare, e questa la fotografia deve raccontare un momento, e per me racconta un momento irripetibile e direi tra virgolette storico. Bene, bene Cataldo. Michele, un piccolo break musicale? Un piccolo assaggio musicale, dopo saremo ancora qui a Rete 2000 a parlare di autori, di letture e ovviamente di Edizioni 03. Buon ascolto da Radio Rete 2000. Music. Abbiamo creato. More. Music.
Rete 2000. Michael Jackson, questo Rock With You è tutto per te. No, non era per te, ma era per il nostro ospite che abbiamo ancora in linea. Sì, Albano, ci sei? No, è bello, dice, Albano ci sei in linea. Invece parliamo di Cataldo Albano, che comunque che ci parla dalla terra pugliese, non so esatto. da dove ci... Sì, no, non vi voglio far neanche vedere e immaginare. Sono quasi su una duna, sono a 40 metri dal mare, dal mio mare. Hai capito? Noi siamo a 40 metri da una piscina bellissima. Da una piscina, perché siete anche voi in un bel posto. Va bene. Andiamo avanti, Cataldo, che il tempo stringe. Allora, adesso immaginati con il tuo immagini dal silenzio tra le mani, scegli una fotografia e dici perché più di ogni altra. Ma mi hai provocato, adesso vado avanti. Ascolta un attimo, ma se guardiamo una fotografia, qualsiasi fotografia, sto sfogliando anch'io il mio libro, i veronesi che sentono fanno un giro nelle librerie, oppure anche, l'ho messo in visione vicino al vino di Baraldi, l'ho messo in visione in qualsiasi posto e trovano, se mi seguono su Instagram e Facebook, sanno dove c'è il libro da sfogliare. E
e scelgono loro la fotografia. Io ho voluto dare a tutti quanti di prendersi una bella. Anche qui, oltre al libro che ha solo 1000 copie e stiamo andando avanti nelle vendite, c'è la possibilità di stampare una fotografia, quella che piace alla persona che apprezza la mia fotografia, su carta fine art, ed è stampata una sola volta, quindi con la garanzia che quella foto è stampata una sola volta e non sarà più stampata. Questo è un messaggio. L'altro messaggio che volevo dare è che io non prendo neanche un euro di questa cosa. L'ho fatto con passione, facendo un dono a Verona e veronesi per far tornare i turisti. Sì, dopo lo prendo. Quelli, sì. Ecco, ma soprattutto perché ci sia il risveglio, il ritorno, il ritrovamento della Verona che amiamo tutti noi. Vabbè, visto che l'hai anticipato, anticipo anche io la domanda. Per cui, i diritti d'autore sono devoluti all'associazione Casa della Giovane. Di cosa si tratta, di cosa si occupa, Cataldo? Allora, la Casa della Giovane è un'associazione che è a livello mondiale, e a Verona c'è una sede. Si occupa di ragazze che hanno avuto dei problemi relazionali con partner, piuttosto che aiutarle ad accettare la maternità, anche se hanno dei grossi problemi, diciamo, economici. Ecco, questo è stato il mio intento. In più, ho voluto, all'inizio volevo dare agli infermieri, ai dottori, eccetera, però a questo punto ho voluto aiutare chi adesso in questo momento hanno bisogno, e c'è tanto bisogno in giro. Eh sì. Allora, andiamo ancora avanti. Un'altra domanda che mi viene spontanea, per cui sfogliando velocemente il libro, io direi è fatto per non dimenticare, giusto Cataldo? Non dimenticare, infatti la prima pagina, non scrivo mai sui libri che faccio, ma questa frase l'ho presa da una collega su LinkedIn, chiedendo la liberatoria chiaramente, e lei ha preso spunto dalla prima pagina. Il Time mette ogni anno la foto del Time che riguarda l'anno. Nel 2020 ha messo la fotografia dell'anno 2020 e ha messo una X, che è una X che non cancella l'anno, ma gli dice di ricordarselo, perché oltre a non capitare più, ci deve portare un insegnamento, e questo è il messaggio. Giusto. Ho visto anche una foto, credo, di un'attività commerciale, dove comunque era... Ecco, l'attività commerciale, diciamo che lo sa bene l'editore, che sì. Non, questo si è potuto fare, oltre alla bravura dell'editore che è stato paziente nel mio lavoro, è il primo libro vero che facevo, è stato possibile perché le spese editoriali le ha pagate totalmente un'azienda centenaria di Verona che molti non conoscono, i veronesi, ed è un'azienda che produce colori naturali e li esporta in tutto il mondo, e sono i colori con cui tingono i palazzi della città antica di Verona, la parte storica. Beh, non posso nominarla perché è pubblicità, però no? Posso dire dolci colori due volte, ecco. Dolci colori. Sì, in ginocchio in questi momenti. Sì, diciamo che sarebbe stato più bello dire diamo a tutti i radioascoltatori questa curiosità di acquistare il libro di Cataldo, così sanno pure chi è questo main sponsor. Ma comunque andiamo avanti Cataldo, e parlaci di questo Lenoci, che è il professore dell'Università Cattolica, ecco, che sì, volevo completare la domanda, che ha assomigliato la fotografia alla poesia, rifacendosi un po' ai versi della Merini. Francesco Lenoci è il professore, è un professore docente della Cattolica, Università Cattolica, sta col cuore di Milano, è un mio carissimo amico, ed è un amante della fotografia e della poesia, quindi è un personaggio che mi aiuta moltissimo, in molti cataloghi ho utilizzato le sue presentazioni, perché riesce a legare
e lo ha sempre ed è sempre riuscito a fare, a legare la mia, tra virgolette, arte, la mia, tra virgolette, minuscola, non maiuscola, quindi l'arte della fotografia, a ciò che è di bello che abbiamo in Italia. È una delle bellissime cose, visto che è anche l'anno di Dante Alighieri, è la poesia, ed è qualcosa. Infatti la foto che ho messo nella prima pagina, insieme alla sua presentazione, è quella di Dante in Piazza dei Signori. La lega alla poesia, quindi alla bellezza. La bellezza non si cancella nel tempo, rimane. E questo è uno dei messaggi che mi è arrivato, sottolineati dalla mia presenza da solo nelle piazze e a Verona. Una piccola parentesi, un aneddoto. 20 pattuglie, le ho contate, 20 pattuglie mi hanno fermato. Io avevo tutti i documenti, non c'è stato mai problema. Ma sono diventato quasi amico di questi. In alcune zone mi proteggevano, perché con l'attrezzatura che portavo erano zone un pochettino così, e avevano paura che nella mia disattenzione dell'età dimenticassi qualcosa. Ti sei sentito coccolato. Sì, coccolato. Cataldo, bravissimi, a qualsiasi ora, perché le ho fatte a qualsiasi ora. Sì, si vede che non c'è tempo per le foto che hai immortalato. Purtroppo il tempo è stravolato e io devo assolutamente andare verso la conclusione. La domanda, che è lecita anche perché è chi ci permette di essere ospiti qui in radio, è Edizioni 03. Come è iniziata la tua esperienza con loro? Cosa ne pensi e cosa ti porti con te di questa bella esperienza con la nostra casa editrice? Ma Edizioni 03 è una casa editrice che io reputo giovanile e giovanissima nell'impostazione, che si lega a come io imposto sui media e sul digitale, tra virgolette. Digitale vuol dire immediatezza, vuol dire professionalità, perché li ho trovati veramente, veramente bravi tutti coloro con cui ho lavorato, e quindi lo consiglio a chi vuole fare questa esperienza. Ti hanno seguito, io continuerò ti hanno... a lavorare con loro, bene, sicuramente. Bene. Abbiamo un progetto insieme che non voglio dire, ma spero che tra poco riusciamo a condurlo a termine. Non fare come lo sponsor, non lo dire, e soprattutto dobbiamo fare l'immagine non del... Non lo dico per... così, scaramanzia. Per scaramanzia. E comunque dobbiamo fare il volume 2, immagini del rumore. E chiudiamo facendoti una domanda che ne ha due dentro. La prima: a chi secondo te è rivolta la pubblicazione del tuo volume? Ma come tutte le mie fotografie, è rivolta a tutti, a tutti, a tutti, a tutti. E infatti ricordo che il libro è consultabile ed è il numero uno, io ho il numero due perché sono numerate e firmate da me tutte le copie, il numero due lo si trova nella biblioteca civica ed è stato il regalo che ho dato al comune insieme a una stampa che è negli archivi. Comunque il libro è in biblioteca civica, perché è un libro per tutti. Ultima domanda e chiudiamo: perché devono acquistare i nostri radioascoltatori, amici di Verona e non solo, Immagini del Silenzio? Ma lo devono acquistare perché deve diventare il libro che ogni tanto, davanti a un bicchiere di amarone, sorseggiandolo, si sfoglia per dire: è passata, ma guarda che bella che è Verona. Top. Grazie Cataldo, ovviamente la tua opera merita di essere sia ascoltata attraverso l'autore, ma soprattutto vista con le tue foto, con le tue poste, dove ce ne sono alcune davvero che parlano e sanno. Instagram e Facebook, il mio Cataldo Albano, e trovano tutte le informazioni, tutto quello che vogliono, e possono anche acquistare, perché di là si può anche acquistare sul mio sito anche. Va bene? Ti sei fatta pubblicità da te benissimo. Ti faccio i miei complimenti, spero in un'altra occasione di averti qui in studio, giusto Michele? Certamente. Con noi. E cosa dire, dobbiamo ringraziare... Io ringrazio voi. Ma grazie. Voi. Dobbiamo ringraziare Edizioni 03, che comunque ci permette questo spazio di dare volto, espressione, il volto attraverso le opere e l'espressione attraverso la parola di quello che alla fine è il loro unico compito, quello di dare voce alla creatività,
e fare di ogni progetto, di ogni idea, di ogni sogno un'eccellenza di domani. Ma ha detto il direttore amministrativo lì che sto facendo una sviolinata. Il bonifico è arrivato, quindi puoi fermarti qua, anche al resto. Vabbè, grazie. Quindi a questo punto ringrazio anch'io l'amico Albano Cataldo e quindi fatti un bagnetto anche da parte nostra, visto che sei in una parte marina interessante e bella, e quindi l'appuntamento sarà rinnovato anche con te, come tutti gli altri autori di Edizioni 03. Avevo fatto anche la rima, hai visto? Grande, ci vediamo venerdì. Ciao, ciao. Ciao a tutti, grazie. Grazie.